Assessore, rispetto alle iniziative prese dalla Regione per contrastare il bullismo, il cyberbullismo, ci sono dei riscontri? Ma ci sono stati dei riscontri molto positivi che quasi non ci aspettavamo, nel senso che quando abbiamo ideato la linea di intervento che abbiamo chiamato Bull Out, quindi con un logo, con un marchio, abbiamo presentato anche per quest'anno il bando, chiedendo alle scuole di fare dei progetti strutturati anche attraverso la collaborazione con le famiglie, con le associazioni, con le ATS, quindi con dei partenariati importanti, abbiamo avuto davvero un riscontro molto molto forte, ci sono arrivati tantissimi progetti, una parte di questi sono già stati finanziati grazie alla legge regionale che avevamo approvato nel 2017 proprio per favorire gli interventi di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. Sono arrivati, come dicevo, moltissimi progetti. L'idea che stiamo avendo con la direzione generale è quella di andare di nuovo a rifinanziare la graduatoria in modo da poterla scorrere, in modo così da poter dare veramente vita a ancora più progetti rispetto a quelli che siamo riusciti, come dire, a finanziare con la prima linea di intervento. Quindi l'idea è quella di andare a scorrere la graduatoria e far sì che le scuole possano portare avanti i loro progetti, proprio perché credo che sia la linea di intervento giusta, credo che stiamo andando nella direzione giusta. Poi con il coinvolgimento delle famiglie e dell'ATS davvero sono arrivati dei progetti molto strutturati e molto importanti.